Siamo in compagnia di Maria Luisa Bomba, la responsabile dei comitati esteri della Federitalia. In questa giornata di beneficenza abbiamo visto oggi pomeriggio, diciamo, l'esibizione dei fuoristrada che l'hanno fatta da padrone. Sì, sicuramente. Abbiamo riutilizzato la pista alle spalle di Umbria Fiere e di Agri Umbria Fuoristrada Quad Show dello scorso aprile. E era un contributo da dare sempre a questa manifestazione per far divertire comunque il pubblico. Con molto piacere l'abbiamo fatto, soprattutto in queste occasioni dove parte del ricavato va per beneficenza. Federitalia fa sociale e quindi è doveroso la partecipazione con i fuoristrada, con Federitalia Motori AXI, l'ente sportivo nazionale che collabora comunque anche con noi, sempre sulla sezione Federitalia Motori, e i nostri fuoristrada, i quad, l'esibizione che vedete alle mie spalle, l'Acrobatic Quad Team, che è una nostra punta di diamante perché hanno fatto esibizioni in tutta Italia, in tutta Europa. Quindi era doveroso partecipare alla CC, Associazione Motor Day dei Carabinieri, per dargli un contributo. È stato riscosso un gran successo? Sì, un gran successo. I motori fanno sempre un gran rumore, ma un grande successo. Attirano tutte le fasce d'età, soprattutto i giovani, e questo è molto bello perché comunque li avviciniamo allo scopo sociale della manifestazione. Abbiamo saputo che Federitalia ha dei progetti importanti a livello sociale per il futuro. Ce ne vuoi parlare? Sì, sicuramente, siamo sempre nel sociale e ringraziamo i settori di Federitalia, Federitalia Comitati Esteri e Federitalia Motori, di cui il presidente è il signore alla mia sinistra, Sauro Banetta, e è stato l'ideatore di tutto il settore motori e la storia dei motori della Federitalia. Sì, come sempre la Federitalia Comitati Esteri e la Federitalia Motori sviluppano progetti non solo per il territorio nazionale, non solo a Perugia, ma in tutto il mondo. Abbiamo 16-17 comitati esteri, siamo in forte sviluppo e in questo momento c'è un progetto pilota che sta iniziando, che è in America Latina, in Ecuador, sì, diciamo di beneficenza, scopo sociale, ma soprattutto per la prevenzione dei bambini nelle zone più povere e impervie. Questo abbinato a cosa? A fuoristrada che vanno nelle foreste, nei paesini più poveri, accompagnati da fuoristrada e da club sempre dell'America Latina, in questo caso dell'Ecuador, come Todo Terreno, Costa Guayaquil, che portano medici e ovviamente tutto l'occorrente per poter fare prevenzione sulle varie malattie che possono incontrare i piccoli in quel territorio. Beh, è sempre un abbinamento vincente e noi su questo ci stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo fatto un promo di lancio e prossimamente verrà realizzato questo progetto. E siamo in compagnia di Marco, Riccardo e Cristiano, primo e secondo classificato e meccanico della corsa Pit Bike che si è svolta oggi pomeriggio. Senti, che cosa si prova a partecipare a una gara di beneficenza e a vincere un premio così prestigioso? Oltre che essere stato un piacevole divertimento a stare fra amici e a una ricorrenza di beneficenza, è veramente piacevole poter fare del bene e sapere che quello che è stato fatto è stato solo e esclusivamente a fin di bene. Ci siamo divertiti, è stata un'ottima manifestazione, speriamo che il prossimo anno si ripeta tutto quanto. Beh, bello, passare una giornata in pista è sempre bello, si in compagnia degli amici è ancora più bello, guarda, bella giornata, bella giornata. Ed
Dal centro fiere di Bastia Umbra è tutto per TEF Channel, Martina Tiberi, Non Solo Sport.